Bentornati a Festival Letteratura. Abbiamo con noi Massimo Ammaniti, professor di psicopatologia dell'età evolutiva, e lei ha trattato ampiamente il tema dell'adolescenza. Esistono due tipi di adolescenza, terminabile e interminabile. Chi sono questi adolescenti interminabili? I giovani adulti under 30 o anche gli over? Adesso noi ci troviamo di fronte ad un fenomeno nuovo, ossia non esiste più un percorso definito dell'adolescenza e quello di fronte al quale ci troviamo, uno che ci sono una quantità di percorsi diversi, per cui non c'è quel scadenzario tradizionale, per cui ogni adolescente ha il suo percorso. Dall'altra, questo ingresso nel mondo adulto diventa sempre più lungo e difficile, è che la società non agevola. Allora, il tema dell'adolescenza lei lo aveva già delineato nel libro Nel nome del figlio, scritto nel 95 con suo figlio Nicolò. E come questo tema quindi è cambiato nel corso dell'ultimo ventennio? Allora, diciamo, eravamo agli albori della rivoluzione digitale e nel frattempo quello che è avvenuto è che il mondo digitale è diventato sempre più importante in genere, ma in particolare nei giovani. E dal 95 ad oggi ci troviamo di fronte a generazioni di nativi digitali. E questo sta modificando molto i rapporti che si hanno con gli altri e i rapporti con se stesso. Naturalmente io non sono contrario al mondo digitale, credo che sia un grande passo in avanti, però va anche detto che c'è il rischio che si diventi troppo dipendenti e che all'amicizia si sostituiscano generiche conoscenze che passano attraverso i network. E com'è stata l'esperienza di scrivere quindi quest'opera a due mani? E cosa consiglia ai genitori per migliorare il proprio dialogo con i figli? Il libro è un libro in cui lui racconta delle storie di adolescenti che rappresentano come dei momenti significativi, ad esempio quando il figlio nella prima adolescenza per la prima volta non vuole più andare la domenica con i genitori e così via. E su questo io interagivo e ho interagito come padre, ma anche come psicoanalista. Io ne ho un ricordo molto affettuoso perché lavoravamo tutte e due insieme, uno in una stanza e uno in un'altra, e poi ci confrontavamo. E per quanto poi riguarda consigli da dare ai genitori di figli adolescenti, beh, io credo che è importante una cosa: essere se stessi con i figli. È importante però, rispetto ai primi anni, prima dell'adolescenza, bisogna saper cambiare marcia, bisogna saper fare i conti con l'autonomia dei figli, riuscire a trovare la distanza giusta. In un'altra intervista lei ha parlato dell'importanza dell'empatia nelle relazioni umane. Quindi può la lettura attraverso l'immedesimazione nei personaggi aiutarci concretamente a sviluppare capacità relazionali? Credo che leggere romanzi è fondamentale perché non solo c'è la trama, non solo ci sono le sequenze, l'attesa, diciamo, dello sviluppo della storia, ma ci sono i personaggi con cui uno si può identificare o controidentificare.
però questo aiuta a capire il punto di vista dell'altro, le sue ragioni, i suoi stati d'animo. Io credo che una palestra estremamente importante, e credo che nelle scuole si dovrebbe dare più spazio alla lettura. E nei suoi saggi lei cita anche diversi classici della letteratura, quale rileggerebbe e perché? Che rileggerei o che consiglierei? Beh, io credo che sicuramente, pensando al mondo dell'adolescenza, il giovane Holden è sicuramente un grande romanzo, e credo è un romanzo che va riletto. E un altro che consiglierei sempre sull'adolescenza, I ragazzi della 56esima strada. La ringrazio per la disponibilità e buona permanenza al nostro festival.